Agli inizi del secolo scorso un costume femminile lasciava Ostana con destinazione Roma per il Museo delle Tradizioni Popolari allestito in occasione dell'Expo. Ora, a 100 anni di distanza, grazie anche al Consiglio regionale, Marietta è tornata a casa e troverà collocazione nel Museo di Ostana, comune simbolo della rinascita culturale delle valli occitane. Del tipico abito femminile di fine Settecento vi era traccia nel volume realizzato da Antonio Maria Stagnon, un documento storico che raccoglieva 40 incisioni di vestiti indossati dalle donne nelle province del Regno. L'abito, identico a quello che si trovava nel libro, è stato accolto a Ostana durante le 3 giornate dedicate alla scrittura in lingua madre, premio dedicato alle lingue minoritarie, giunto quest'anno alla 6ª edizione. A breve verrà realizzata una giornata studio per approfondire la storia dell'abito, di cui ancora poco si conosce a Ostana. Sia il festival sia il desiderio di ampliare il museo locale, ora con l'abito, più avanti con materiale multimediale, rientrano nell'obiettivo dell'amministrazione comunale di recuperare le origini e le tradizioni anche in chiave moderna, per favorire un dialogo interculturale. Signor Sindaco, come mai avete deciso di riportare a casa Marietto? Ma è stato un po' un rivendicare un'identità. Perché Marietta è andata a Roma all'inizio, un secolo fa più o meno, e allora noi eravamo ai margini dell'impero, la nostra cultura non era assolutamente tenuta in considerazione, la lingua occitana era a quei tempi, anche se Mistrale aveva già avuto il premio Nobel per la letteratura, per Mireio, che è in provenzale, comunque è una variante occitana, però sul territorio noi parlavamo a nostro modo, non sapevamo che era una lingua, era la lingua dei trovatori, che è stata la lingua fondante della cultura europea. Abbiamo ritenuto con questo gesto di ritorno che fosse un po' una presa di coscienza, che sia anche un modo di riaffermare il valore della nostra cultura. Ecco, questo è stato un po' il segnale che abbiamo voluto dare.